pomeriggio ragazze, benvenute in un nuovo video. Allora, oggi mi vedete sempre qui nel soggiorno. È venerdì, Gianluca è uscito, è andato a prendere Chicco a scuola, io ne approfitto per registrarvi qualcosina. In questo periodo ho fatto diversi ordini, a parte che collaborarci ecco con Timu, comunque spesso acquisto dal sito, mi ci trovo bene, ho avuto modo di testare anche le varie categorie, quindi volevo mostrarvi un piccolo ordine consistente che ho fatto ultimamente. Vi dico già che si tratta di cosine per organizzare sia in cucina che nell'angolo lavanderia. Ho preso anche qualcosina di particolare, quindi ci tenevo a condividerle con voi tutti gli acquisti che ho fatto. Ovviamente ragazzi, questo non è un video in collaborazione, ho speso i miei soldini e ho preso tante cosine che secondo me possono dare degli spunti per organizzare alcuni punti in casa. Comunque non voglio perdermi in chiacchiere ragazze, voglio farvi vedere subito i prodotti. Ho qui due buste piene di cosine che ho messo già da parte, perché sono andata ad aprire appunto il pacco perché aspettavo anche la collaborazione solo per quello. E poi qui c'è l'altro pacco con il pezzo grosso che vi tengo per la fine. Partiamo direi subito dalle bustine. Ovviamente ragazze, già ve l'ho detto negli altri video, questi sono i classici sacchetti dell'azienda con il logo e vi arrivano appunto nei diversi ordini. All'interno di questi sacchettini ragazze troviamo diversi prodotti nell'ambito cucina. Ovviamente questi, per chi vedesse questo video per la prima volta, non li buttate ragazze, perché sono comodissimi per farci il cambio stagione, per metterci costumi, per riporci le scarpe, insomma veramente li potete utilizzare per tantissimi cose. Sono comunque dei sacchettini in plastica bella rigida con la zip, quindi assolutamente ragazze vi consiglio di riutilizzarli. Ho preso innanzitutto degli accessori che mi servivano in cucina. Questo in particolare ragazze è un accessorio che ho visto, ovviamente vi lascio anche le immagini così magari riuscite a trovarli all'interno del sito, che va messo sotto al binetto del lavandino della cucina. Qui c'è il filtrino, si aggancia e questo si muove in varie direzioni. Io ho il rubinetto, quello estraibile, però a volte mi serve che il getto sia un pochino più forte, un pochino più debole, con le varie guarnizioni di ricambio all'interno, e ne ho acquistato uno. Speriamo insomma che sia utile. Poi un altro oggettino che ho voluto acquistare, che secondo me è veramente la svolta ed è utile, non so se come me amate i coltelli da cucina. A me piacciono tantissimo i coltelli in ceramica, quelli con le lame un po' particolari, però con il passare del tempo comunque tendono a non tagliare più bene come all'inizio. E ho visto che sul sito era possibile acquistare l'affilalama. Questo è a forma di ranocchia, all'interno ovviamente ragazzi ci sono delle lame affilate, ci passate il coltello e tende insomma a pulire la lama e a renderla più affilata come era all'inizio, e l'ho voluta prendere. C'è anche l'adesivo dove potete andare ad applicare ecco nei quattro puntini i piedini e magari poggiarlo ad una base. Poi peschiamo ancora insieme, perché poi l'ordine ragazzi ho fatto per un po' di tempo fa, quindi nemmeno mi ricordo. Allora, all'interno di questo pacchettino, sì, un riduttore che va all'interno del lavandino. Questo è fatto e concepito in questo modo, ha questa ghiera bella larga e poi sopra non è a pressione ragazze. Questo si va a togliere l'adesivo insomma che protegge la base e lo andate a mettere all'interno del lavandino. Già l'ho acquistato in passato, mi ci trovo benissimo, ce l'ho sopra nel bagno, e ne ho acquistato un altro da mettere nel bagno qui. Ne ho presi due, sì, perché venivano tipo due pezzi, un euro e qualcosa, veramente pochissimo, e quindi ne ho acquistati due. Poi, sempre per quanto riguarda sezione lavandini e lavelli, ho preso due guarnizioni, queste qui di ricambio per il lavandino della cucina. Io ho un lavello a doppia vasca, uno più grande e uno a scolatoio, ecco, per i piatti, e ho all'interno appunto questi cestini nella zona del lavandino. Si stanno rovinando, si stanno un po' ossidando quelli della cucina originale, e quindi li ho voluti prendere. Oltre allo smalto, questo qui in acciaio, li trovate anche in oro, però avendo io comunque la vaschetta acciaio, comunque sono andata a prendere questa combo. Sempre per quanto riguarda la cucina ragazze, di questo c'era la bustina attorno, ma appena l'ha visto Francesco ovviamente si è messo a giocare. Si tratta di una spatolina per pulire le bottiglie. Questo è comodissimo secondo me, infatti ad averlo avuto in passato magari mi era anche utile durante insomma l'allattamento di Francesco, per andare a pulire i biberon. Quindi magari se siete qualche mamma alle prime armi ve lo consiglio, perché essendo comunque la spugna bella folta, andate a pulire per bene all'interno
all'interno delle bottiglie, dei biberon. Sono cucina, bagno. Ho terminato, ragazze, con questi due porta saponetta. Mi piacevano tantissimo, venivano 1 euro l'uno. E sono dei porta saponetta in legno. Mi piacevano perché hanno appunto la parte ovale che è traforata, quindi va a respirare la saponetta, non si va a creare quella melmina fastidiosa e bruttissima nella parte della base, e sotto si trovano già i piedini attaccati appunto alla base. Mi piaceva tantissimo in questo legno chiaro, che come potete vedere riprende bene o male tutti i colori che ho in casa, e ne ho presi due perché uno lo metterò qui nel bagno giù in cucina e l'altro invece lo lascio nel bagno sopra, che conoscete perfettamente. L'ultimo articolo di questa busta, e abbiamo terminato la prima busta, è questo gancio che secondo me è la svolta. Allora ragazze, dovete sapere che io non ho tantissimi occhiali da sole, ne ho due paia e sono quelli che utilizzo sempre, però non so mai dove metterli quando vado a toglierli in macchina o vado semplicemente a appoggiarli per fare benzina, insomma quando non ce li ho sul viso. E ho visto questo aggeggino curiosissimo. In poche parole, questo gancio va infilato nella parte dello specchietto in macchina e qui vanno messi a pressione gli occhiali. È comodissimo secondo me, vi lascio comunque la foto perché magari, ecco, ad esprimermi non sono molto chiara, però secondo me è comodissimo. L'ho preso grigio perché la mia macchina è bianca e quindi volevo qualcosa che restasse comunque neutro. Bianco non c'era, altrimenti l'avrei preso bianco. Benissimo, mi serviva, questo non l'ho mai visto, veramente secondo me acquisto top. Ok, quindi primo sacchettino terminato, andiamo a vedere nel secondo sacchettino che cosa ho acquistato. Sempre per quanto riguarda il rifornimento per la cucina, ragazze, io non le faccio mai mancare e queste sono state un mega affarone, vi giuro un mega affarone, perché questo set da 10 spugne, sono le classiche spugne insomma per lavare i piatti, le ho presi in mega offerta ad un centesimo, ragazze, ve lo giuro, un centesimo, perché non appena aprite l'applicazione, a parte gli sconti che trovate in maniera quotidiana, vi arrivano delle mail dove ogni giorno vengono riservate delle offerte precise al vostro carrello o che Temu ha in quel momento disponibili. In quel giorno io avevo già aggiunto le spugnette ad 89 centesimi questa confezione, di solito già è un prezzo ottimo, ragazze, perché a questo prezzo 10 spugne per lavare i piatti ormai non si trovano più da nessuna parte. Poi mi è arrivata appunto l'email con il messaggio che un solo prodotto del mio carrello sarebbe andato in super sconto solo per un tot di tempo, e mi hanno passato appunto le spugnette ad un centesimo. Quindi assolutamente ne ho presa un bel pacchetto da tenere sempre da parte, perché ragazzi, sì, è vero che ho la lavastoviglie, però quando si tratta appunto di due piattini, una tazza, qualche posata, non vado a fare il lavaggio, ecco, vado a lavarli a mano, e quindi utilizzo tantissimo le spugne. Poi io tendo a cambiarle almeno una spugna ogni settimana, se non di meno, perché ho paura dello schifo che poi si va a creare, dei germi, insomma dello sporco che si accumula, quindi non le faccio mai mancare, e ne ho preso un bel pacchetto. Così concludiamo la categoria cucina. Assolutamente ho voluto provare questi cestini, che per chi mi segue da tanto tanto tempo sa che sono un facsimile di quelli di Ikea, però ragazze, me li aspettavo più grandi. Io ne avevo presi due, uno già ce l'ho nel bagno con i detersivi insomma di Everdrop all'interno, però me l'aspettavo più grande per riporci altre cosine, ma nulla, è arrivato un cestino classico. Diciamo che la dimensione non è nemmeno piccolina, però rispetto a quelli di Ikea sono un pochino più grandi. In ogni caso comunque è comodo per andare ad organizzare che sia lo spazio in lavanderia, o magari all'interno di un pensile ci potete mettere i succhi di frutta dei bambini, le merendine, o semplicemente andare ad organizzare delle spezie, degli oli particolari, delle bottiglie particolari. Insomma, le trovo comodissime perché comunque all'interno del pensile evitate di andare a macchiare il piano o magari di lasciare residui che vanno a sporcare poi il piano, quindi io mi trovo benissimo ad organizzare sempre il tutto all'interno di contenitori, di vaschette, ecco, quindi mi sento di consigliarveli. E queste qui le ho pagate 1 euro, mi sa, sì. Il cestino era disponibile bianco, grigio e forse un rosa cipria, se non ricordo male. Bianco, grigio sicuro. Ne ho prese due, una vi dicevo già ce l'ho in bagno, l'altra l'ho lasciata all'interno del pacco, insomma, per farvela vedere. L'ultimo articolo per la cucina, ragazze, ed è stato una scoperta e un'offerta proprio buttata lì al volo, è questo contenitore, che potrebbe sembrare una classica cesta, ma in realtà
non lo è. Questa mi ha colpito tantissimo perché credetemi che in tanti anni di acquisti, di scelte, di contenitori, di organizzatori per la casa, non mi è mai capitato un cestino del genere, perché a parte la bellezza che è proprio bello, è completamente in plastica, ha tutta questa insomma zecrinatura sulla parte esterna del contenitore, il pomo, ecco, sembrerebbe una zucca quasi, è infinito oro, ecco, il laccato oro, ed è completamente in plastica e si tratta, ragazze, di un porta snack, nel senso, sul sito lo presenta come porta snack tipo patatine, stuzzichini vari, salatini, ma io l'ho pensato anche per andare a metterci le noccioline, le arachidi, i semi di girasole, che sono brutti proprio da presentare all'interno dei sacchettini o nelle classiche ciotoline. Questo, avendo comunque all'interno tre scomparti, potete andare a metterli all'interno e appoggiarli al centro tavola, e una volta appunto che si finisce di consumarli, c'è il coperchio, si richiudono e si possono riporre direttamente all'interno del mobile. Mi piaceva tantissimo questo, l'ho preso in offerta, mi sembra tra i 3-4 euro, ecco, non tantissimo, però ragazze, credetemi, è ben fatto e anche pesante, e poi lo trovo veramente molto molto innovativo. Almeno io un contenitore così per la frutta secca non l'avevo mai visto in giro, mi è piaciuto tanto anche per la forma, ecco, estetica. Ovviamente io l'ho pensato per la frutta secca, ma potete utilizzarlo anche per andare ad organizzare, non lo so, i caricabatteria, ecco, dei cellulari, della scopa elettrica, magari dell'aspirabriciole, vari caricabatteria che vi servono a portata di mano. Essendo comunque con il coperchio è chiuso e si evita quel caos visivo, o magari potete andare a metterci semplicemente degli snack quando andate a fare un aperitivo, magari mettete noccioline, patatine, olive e lo mettete a centro tavola. Insomma, secondo me sono quei contenitori versatili da avere in casa, particolari ma comunque secondo me da avere nel quotidiano. E con questo, ragazzi, abbiamo terminato per quanto riguarda la zona cucina, e voglio farvi vedere le chicche che ho preso per la lavanderia. È creata con Gianluca e abbiamo messo la maggior parte è tutta IKEA, però all'interno insomma vado a decorarla man mano in base a quello che poi effettivamente è lo spazio, quello che mi serve. E si tratta di vere e proprie palline in lanetta. Queste vanno messe all'interno dell'asciugatrice ad assorbire l'umidità in eccesso dei panni mentre si asciugano, cercando di non solo limitare il quantitativo d'acqua, ma anche riducendo così il consumo di corrente, asciugando prima i capi che avete all'interno dell'asciugatrice. Io ho preso questa confezione da 3 e veniva un 2 euro, mi sa, 1,98 euro, ecco, sotto i 2 euro, e sono comodissime. Ovviamente, ragazze, ne potete utilizzare una, le potete utilizzare tutte e tre insieme. Io di solito ne vado a mettere una soltanto e la utilizzo per un bel po', ecco, fino a quando insomma non si va proprio a rovinare, che si sente ormai che perde proprio di efficacia, non attira più nulla, non assorbe l'umidità, e quindi la vado a cambiare. Però sono comodissime. Anzi, fatemi sapere se voi utilizzate queste palline o altri tipi di accessori da mettere all'interno dell'asciugatrice, che facilitano insomma l'asciugatura dei capi, perché io con queste mi sono sempre trovate bene. Su Timo è la prima volta che le acquisto, quindi vi farò sapere, però secondo me sono veramente molto molto valide se volete andare comunque a limitare i consumi e avere comunque i panni ben asciutti. Poi qui ci sono piccole cianfrusaglie che vi faccio vedere dopo, e voglio farvi vedere invece l'acquisto principale che ho pensato per la lavanderia. Mi è capitato in offerta a 9 euro, è bianco, e si tratta, ragazzi, di un carrellino a 3 ripiani completamente bianco. Ovviamente all'interno vi escono tutti i pezzi per poterlo montare, ma è veramente facilissimo. Io ve lo faccio vedere dopo appena rientra Gianluca, così lo vedete montato e sistemato all'interno della lavanderia. Ci vado a sistemare tutti i contenitori di detersivi in polvere, tutti i prodottini che utilizzo per andare a smacchiare, per andare a pulire in lavanderia. Mi piaceva tantissimo perché ho tolto le ceste che avevo accanto alla lavatrice, le ho utilizzate per la cameretta, insomma per andare a dividere i vari giochi, quindi alla fine mi è rimasto questo spazio vuoto dove c'è solo la cesta per i panni, e mi piaceva l'idea di avere un carrellino con tutti i detersivi ben organizzati. Sodini, ragazzi, questo è ottimo, mi ci trovo benissimo. Ne ho già uno grigio e questo qui è bianco,
e mi trovo benissimo perché essendo fatto a tubo io vado a riporci all'interno lo spazzolino, il dentifricio sia mio, di Gianluca, di Chicco e vari spazzolini, e quando ci andiamo soprattutto a Lecce è comodissimo perché li richiudo all'interno e li metto in valigia o all'interno della borsa, insomma dove ho i vari beauty, e mi ci trovo benissimo. Questo veniva 80 centesimi, lo trovate grigio, bianco, verde, rosa, insomma veramente di tantissimi colori, però è comodissimo e questo secondo me è molto utile se vi spostate, se viaggiate per lavoro, insomma semplicemente per avere il tutto ben organizzato. Una cover per il mio cellulare, io ho un iPhone 12 Pro Max, mi piaceva, veniva a 70 centesimi, ecco, era in mega offerta, e io ogni tanto mi piace cambiare le cover del cellulare, ecco, non sono una grande patita, però ogni tanto se trovo quel modellino che mi piace in particolare lo acquisto. Questo qui mi piaceva tanto perché ha questo effetto tipo camoscio, è verde, ovviamente è verde con queste rifiniture nere, e mi piace perché appartiene a quelle cover che hanno quel leggero rialzo tra il fondo della cover e la protezione per le fotocamere, e quindi vanno a proteggere ulteriormente dagli urti le lenti, insomma, del cellulare. All'interno è completamente liscio, ha questa fantasia, ecco qui con gli esagoni, e nulla, mi piaceva ragazzi, l'ho voluta prendere, giusto un piccolo regalo per il mio cellulare. Infine volevo cambiare un pochino i portachiavi vicino alle chiavi di casa e della macchina, anche dell'ufficio, però questa volta mi sono dedicata a quelle di casa e per la macchina. Io ho preso ragazzi questi due portachiavi che mi piacevano tantissimo, sono quelle cose pucciose piccoline che mi piacciono tanto, che a volte le guardo, le aggiungo, poi le tolgo, poi le aggiungo dal carrello, poi dico no vabbè che le prendo a fare, poi le acquisto, quindi sì, penso che più o meno tutte le donne siano così, no amiche mie, siamo tutte un po' così. E ho voluto prendere questo portachiave con l'arcobaleno, cioè questo qui con tutti i toni chiari del marroncino, il panna e il marrone scuro, ed è carinissimo. E ho preso questo qui che veniva a 60 centesimi, ecco, pochissimo. E poi ne ho preso un altro, sempre della stessa categoria, però con colori diversi, con il grigio. E questo qui invece ha il grigio, il marroncino chiaro e questa specie di color senape. Mi piacevano tanto, ragazze, pensavo fossero più grandi, vi dico la verità, però sono proprio carini, sono ben fatti, sono intrecciati e sono carinissimi per andare, insomma, a cambiare un pochino i portachiavi vicino alle chiavi, perché ormai si sono un po' rovinati, ecco, poi si sa che i portachiavi si gettano lì, li riconosci, però dopo un po', ecco, secondo me è bello cambiarli. Erano veramente a pochissimo e li ho voluti acquistare. E nulla ragazze, non vi faccio vedere il caos che mi circonda in questo momento. Comunque io vi faccio vedere tutti gli articoli, così man mano che li vado a sistemare vi mostro il carrellino all'interno della lavanderia, e fatemi sapere se volete un video dove vi aggiorno un pochino sui cambiamenti in lavanderia.
E nulla ragazze, io spero di avervi tenuto compagnia, ovviamente che vi siano piaciuti gli acquisti e fatemi sapere giù nei commenti quale articolo vi è piaciuto di più e se anche voi acquistate spesso da Temu. Ovviamente ragazze, in questo video non ho un codice sconto perché vi ripeto non è in collaborazione ma ho acquistato tutto con i miei soldini, però spero comunque di farvi compagnia. Vi lascio comunque giù nell'info box tutti i link dei vari prodotti con i collegamenti così potete reperirli nel caso in cui siete interessate. E nulla ragazze, se non siete iscritti al canale, come sempre io vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, mi raccomando commentate perché io vi metto sempre un cuoricino e ovviamente se non riesco a rispondervi comunque con il cuoricino sappiate che siete nei miei pensieri. E nulla ragazzi, io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video, ciao!